Carissimo Maurizio, allora so che qualche giorno fa c'è stata la commissione, quella sull'eventuale modifica del regolamento di igiene ambientale. Praticamente diciamo, il punto della commissione è stata fatta sul fatto che più di qualche consigliere di minoranza, ma anche di maggioranza, effettivamente aveva dei dubbi se effettivamente come sanzione, come prima sanzione, soprattutto alle famiglie che vengono pizzicate, che non conferiscono il rifiuto in modo differenziato, la sanzione di 200 euro. Quindi c'è stata una commissione anche articolata e tu come vice sindaco vi trovate con questo regolamento che avete ereditato dalla precedente amministrazione, ma cosa ne pensate? Pensate che sia giusto differenziarla, diminuirla? Ti dico che sul blog nostro abbiamo già avuto diverse critiche che dicevano non si può togliere sanzioni perché sennò Chioggia diventa come Napoli. Questo è, guarda, io intanto ti ringrazio anche di questa possibilità di spiegare un po' meglio, soprattutto per chi non ha assistito alla commissione o al consiglio comunale. Allora, mettiamo un po' in ordine tutti i momenti e soprattutto gli atti relativi. Allora, è stato chiesto, nell'ultimo consiglio comunale è stato fatto un ordine del giorno da parte della Lega nella persona di Dolfino. È stato fatto un ordine del giorno, è stato chiesto un ordine del giorno proprio per discutere dell'argomento della raccolta differenziata, ma soprattutto dell'argomento sanzioni. Proprio il sottoscritto, attraverso il presidente della quarta commissione consigliare, ho suggerito di, anziché parlare in consiglio comunale e un ordine del giorno che non aveva né capo né coda, non c'erano proposte, non c'era scritto niente, era solamente espressa la volontà di cambiare il regolamento comunale, poi facciamo una commissione, magari verifichiamo bene, analizziamo bene il regolamento e vediamo se ci sono gli estremi presupposti per riarticolare in maniera più compiuta questo regolamento. E così è stato. Il 7 di settembre abbiamo fatto una commissione dove abbiamo spiegato un po' tutto l'argomento ai commissari della commissione. La sanzione è dettata dal regolamento, va da un minimo di 100 a un massimo di 1000 euro, c'è una legge che ne regolamenta anche l'entità, dove viene detto che è esattamente la legge della 689 dell'81, dove dice che la sanzione deve essere applicata a un terzo del massimo o il doppio del minimo. In questo caso il minimo tra i due livelli sono 200 euro, che è quello che viene applicato oggi al cittadino o all'azienda o all'attività commerciale che trasgredisce la legge e quindi non differenzia in maniera corretta. Anche perché è giusto dire che la differenziata è una normativa di legge e questa deve essere rispettata. È chiaro anche che, come giustamente dicevi tu, che se noi abbassiamo la sanzione si corre il rischio che magari qualcuno ne approfitti, tra virgolette, e quindi la differenziata, la quota differenziata invece di aumentare diminuisca. Da tenere presente anche che c'è una direttiva provinciale che impone una certa percentuale di raccolta differenziata che entro il 2011 deve essere del 60%, oltre nel 2012 il 65%. Ecco, noi dobbiamo trovare tutti quegli accorgimenti giusti e necessari affinché questi parametri vengano rispettati. Ecco, c'è da dire un'altra cosa, che noi, la volontà nostra è quella di rivedere un po' il regolamento, non tanto in funzione ai soggetti, quanto in funzione alla violazione, ossia, come dicevi giustamente tu prima, se la signora Maria, la famosa signora Maria, in maniera magari anche di una certa età, che ci vede poco e sbaglia di inserire la carta anziché la carta da un'altra parte, ecco, con il buon senso che il vigile ambientale deve avere, ecco, oltre che istruire prima di sanzionare, ovviamente la sanzione sarà diversa rispetto a una quantità di rifiuto, comunque un certo tipo di rifiuto lasciato lì da altri soggetti. Ecco, c'è da dire anche che qualcuno ha sostenuto che non sarebbe male differenziare a seconda dei soggetti, ossia famiglie, quindi utenze domestiche, dalle utenze non domestiche, quindi le attività commerciali, ma anche questo secondo me è da stare un attimo attenti, perché non è sempre detto che le attività non domestiche violino in maniera più pesante e più forte rispetto alle attività domestiche. Faccio un esempio,
gli oli esausti o una batteria anche da un'attività domestica è una sanzione molto più grave rispetto ai cartoni o alle vetro plastica latina che un'attività commerciale magari sbaglia oppure omette di inserire in apposito contenitore o comunque non espone l'esatto giorno che deve passare gli addetti ai lavori per il ritiro di quel tipo di frazione. Ecco, quindi stiamo valutando sicuramente questa possibilità. Noi faremo un'altra commissione, chiederò di fare un'altra commissione dove assieme vedremo di trovare anche le soluzioni ovviamente normative anche per riarticolare e rimodulare questo tipo di sanzioni in modo tale che chi opera attraverso il conferimento di rifiuti in maniera pesante debba avere anche una sanzione pesante. Mi permetto, anche se non sarebbe molto così, diciamo, professionale, perché l'intervistatore non dovrebbe proporre delle cose, però siccome personalmente sono sensibile a questo discorso del mancato conferimento dei rifiuti, mi permetto di non occorre che mi rispondi, ma così che sarebbe da trovare anche un modo di, per quanto riguarda i recidivi, che venissero sanzionati maggiormente, perché ci sono persone che continuano imperterrite a fregarsene e insomma questa è una cosa che è un danno per tutti, certo. Perché se non riusciamo a raggiungere questa percentuale di differenziata, oltre al problema che la città è sporca, diventa anche un problema di costi, perché la TIA ce l'aumenteranno ancora di più, giusto? Perfettamente d'accordo, noi stiamo anche valutando questo. Grazie Maurizio.